grandi proclami da sbombardare armi chimiche, o i piccoli gesti quotidiani da uomo accanto a uomo che costruiscono con semplicità la pace che Cristo vuole e che il mondo non vuole. Adesso il ministro farà una breve introduzione, se è breve, e poi la fiducia, abbiamo anche le suore, piccole suore della Sacra Famiglia, Cristo Cielo, di quanti noi in questa solenne celebrazione della pace. Domenica delle Palme, nella solenne liturgia di oggi, la Chiesa ci presenta due momenti della vita di Gesù e ci li fa ripercorrere, perché anche noi dopo 2000 anni, facendone memoria, possiamo meglio capire di quale grande amore Dio è stato capace di amarci e lo continua ad avere per noi ancora oggi. È molto significativo il percorso che ci fa fare la liturgia della parola, la quale unisce l'entusiasmo della gente nell'accogliere Gesù come re, figlio di Dio, e il racconto della sua passione. Questi due momenti di riflessione servono a noi per capire il grande mistero della croce, di cui l'Evangelista Matteo, che ci guida con quest'anno liturgico, ne fa il culmine del suo Vangelo. In questa settimana santa, che si apre oggi, siamo chiamati a guardare attraverso la croce quella grande luce che avrà il suo culmine nella risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere della carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio vivente eterno, benedici questi ami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo su tanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Osanna figlio di David, Osanna Redentor, Osanna figlio di David, Osanna Redentor, aprite o porte eterne, avanzi il re della gloria, le cene sulla terra. Thank you.
stava meglio là così. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero presso Betfacè, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Chiediamo, chi era per due davanti a un bambino, e chi chiama, non